Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Stefano Biffi di HKStyle e oggi parleremo di QNAP. Ma non parleremo di QNAP inteso come data store o come NAS, ma parleremo di un nuovissimo prodotto che QNAP ci ha dato da testare, che si chiama Koibox ed è una stazione multimediale da attaccare a un televisore o a uno schermo di una sala riunioni e utilizzarlo per conferenze, condivisioni multimediali e quant'altro. Quindi spostiamoci da questo ufficio al nostro nuovo ufficio, dove abbiamo uno schermo più grande, una sala riunioni più grossa, e facciamo i primi test. Ma prima, sigla, intanto che ci spostiamo. Ciao Alvise. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ti senti? Bene. Sì, te? Io me ne vado. Perché cazzo, un po' il volume. Sì, abbiamo sentito adesso. Ma lo chiami tu Giuliano? Quella, buongiorno. Ti senti? Ciao. Funziona. Vuol dire qua? Sì, però funziona, ti si vede anche bene a te. Allora, dobbiamo chiudere la chiamata. Sì. Devi fare riunione cloud. Sì. Poi c'hai il icone, o hai l'URL. Sì. Oppure hai un account Teams dove c'hai l'icone, entri dentro un Teams, metti l'account e ti viene fuori tutto il tuo Teams. Ah, comodo anche quello. Sì. Tu ce l'hai Teams? Sì, sì, è quello che usiamo per far tutto. Ah, ok. Allora ti chiamo là. Allora. Ok, buon. Cioè, qual è il problema? Non riuscivo a mettere dentro la password perché c'avevo la tastiera americana. Non sapevo. Sì. No, non te l'ho detto, ma se all'inizio devi andare nel menu e impostare il link o queste cose qua. Sì. Teams funziona molto molto bene. Teams va da paura, no? Teams va come un computer normale. Esatto. Ok. Eccoci. L'avviso dice che non risponde. Eccolo qua. Vabbè, adesso vediamo. Comunque sì, la maniera più facile. Sì, comunque con Teams va tranquillamente, cioè come se fosse una cosa normale. Teams è molto più comodo, cioè nel senso, tu qua vedi proprio la differenza degli algoritmi di eco cancelling tra un software e l'altro. Sì. Se io ci attacco un disco esterno, posso registrare sul disco esterno la videochiamata? Sul disco esterno credo di no, c'è dentro però uno slot per la disk. Devi metterlo dentro. Dai 5 minuti che lo faccio. Vabbè. Sì, metto giù però. Sì, ci per forza, se no se esplode. Vabbè, 2 secondi e ti richiamo in Teams. Vai, così provo. Va bene. Start recording, aspetta, start recording. Mi vedi adesso? Adesso ti vedo. No, è arrivato un attimo, poi si è bloccato. Adesso ti vedo, adesso sì. Sì, ok. Comunque adesso funziona, ok. Così stiamo registrando con la memoria interna, sostanzialmente. Sì. Come si sentiva, se era fluida. Fluidissima. Tipo effetto The Blair Witch Project. Esatto. Funziona, bene. Però per adesso con la giungla. Almeno le funzionalità più importanti della stazione Koibox, cioè il discorso di utilizzare Teams o altre cose, piuttosto che il discorso di utilizzare chiamate tra di lui, o c'è anche lo Skype e altre cose, condivisione, registrazione, videochiamate, roba del genere, quale funzionano. Al massimo si vedranno con gli aggiornamenti futuri dopo come andrà tutto il resto, però mi sembra, cioè, secondo me prezzo qualità per la soluzione che è, non è male. Effettivamente, perché se vuoi andare ad avere qualcosa di qualità così o superiore, sicuramente c'hai delle stazioni multimediali, più devi aggiungersi il computer, eccetera, eccetera. Non è potente come... E poi soprattutto se è legato mouse e tastiera. Su questo punto di vista, tu qui hai il telecomandino che dove fai tutto alla fine della fiera. Sì, infatti ho usato questo qua per fare le cose principali. Poi ci ho attaccato tastiera e mouse. Cose avanzate, ovviamente le fai semplicemente a scrivere le, come si dice, i nomi, come si dice, l'account Teams e compagnia. Esatto, per esatto. Il resto è a posto. Ma una volta, tra l'altro, che tu hai messo account Teams e l'avrai sicuramente visto anche adesso, ti basta ricliccare su Teams e lui ti memorizza la credenziale. Sì, ho visto.
mettere ogni volta. Quindi fai, che ne so, tu ti fai la così anche Skype, fanno così anche gli altri, è comodo perché tu accendi la tua stazione multimediale e fa tutto. Esatto. Se tu fai la Teams Room, per esempio, ti basta solo cliccare, sei già plug and play e vai con Dio. Va bene, quindi, vabbè, dai, comunque... Comunque gira. Molto easy, veramente in 2 secondi, lascia stare tutto... quello che abbiamo dovuto iniziare. Sì, un po' di prova, però ti colleghi, è fatto, stai utilizzando la sala riunioni al 100%, esatto. Potresti essere qua in 10 a fare una riunione e funziona tranquillo. Esatto. E la cosa figa qual è? È che poi soprattutto tu puoi invitare la sala riunioni, cioè tu puoi fare un meeting, no? Puoi invitare me come user, ma tu magari hai un account che è la Teams Room o la Zoom Room, capito? E invece che avere tutti i loro sistemi dedicati, comunque costosi, col touchscreen, arrivi lì, attacchi questo e fai tutto, certo. Esatto. Ok, esatto. Ok. Ah, funziona bene. Secondo me con i prossimi aggiornamenti firmware e tutto, magari usciranno anche altre funzionalità o altre o cose più stabili, nonostante ti devo dire che fino adesso comunque va. E cosa ti stavo dicendo? Sì, perché per esempio io ho fatto anche le prove con la condivisione dello schermo, perché lo puoi fare anche da smartphone. Sì. È molto comodo, praticamente come l'AirPlay praticamente. Tu fai condivisione, lui parte come se fosse o con, come si chiama, col Miracast direttamente. Sì. Usa dei servizi direttamente, sì, o con tipo con l'Apple, con l'AirPlay e così. Ovviamente non è super performante, cioè se metti un video fa schifo, perché di fare delle presentazioni e far vedere i documenti, che è quello che principalmente funziona. Esatto. Però è senza fili, perché questo vuol dire che tu praticamente ti eviti di tirare tutti i cavi, HDMI, arriva un computer che non ha l'HDMI, l'USB-C, la Thunderbolt. Sì, le varie cose, attacchi tutto e rimane direttamente in streaming. No, bello, mica male. Adesso provo a fermare la registrazione. Stop recording, ok. Bene, dopo la prova, eccoci tornati per le ultime considerazioni. Come avete visto, è un'ottima stazione multimediale, ovviamente è nuova nel mondo QNAP, quindi come avete visto anche il sistema operativo è costantemente in fase di aggiornamento, quindi bisogna aggiornare il firmware e quant'altro, però ha tutte le funzionalità che servono per avere un'ottima stazione multimediale di condivisione e di connessione con i più famosi portali, più con il portale dedicato col QR code di QNAP, che serve per collegarsi tra Coibox e Coibox. Quindi direi che è un'ottima stazione multimediale, comoda per poter essere attaccata a qualsiasi tipo di schermo o di sala multimediale, molto dinamica perché ci possiamo attaccare la webcam piuttosto che l'altoparlante che preferiamo. Quindi vedremo prossimamente che aggiornamenti faranno a livello firmware i nostri amici di QNAP e vi terremo aggiornati. Per qualsiasi domanda o informazione non esitate a scriverci nei commenti. Alla prossima, ciao!